Buona domenica a tutti, oggi è domenica 20 di ottobre, come vedete siamo in pieno autunno, siamo di pomeriggio, sono venuto in un bosco misto di castagni e querce vicino casa, vediamo che tipologia di funghi si può trovare e speriamo bene. Come potete notare anche voi, il bosco è molto attivo, ci sono tantissime varietà di funghi, quindi fa ben sperare. Questo bosco è pieno di queste bellissime russole, ce ne sono a centinaia. Come si vede, siamo in questa stagione autunnale, è pieno di foglie, quindi ho anche un po' di difficoltà per vedere, per cercare di trovare qualche bel fungo. L'unica cosa che ho trovato di commestibile in questa zona sono delle trombette di morto, ce ne sono un po', ora vado a raccogliere, poi vediamo insieme. Trombettine di morto, a questo punto ce ne sono un bel po', infatti in 5 minuti ne ho raccolte tantissime, sono tutte belle fresche queste trombettine qua e sono degli ottimi funghi commestibili. Queste sono le trombettine dei morti, lì ce ne sono delle altre anche qua, ora vado a raccogliere anche queste. E il bosco non ci delude mai, sempre qualcosa di buono si trova. Questo è un bosco di circa 600 metri di quota che dà soddisfazione, vedete là sotto le foglie, basta guardare bene e ci sono le trombettine. Credo di aver raccolto tutte quelle trombettine che ho trovato diciamo qua intorno, certamente non sono uno che si mette a rivoltare le foglie, sicuramente sotto le foglie ce ne sono degli altri, però rispettiamo il bosco e prendiamo solamente quello che si vede, quello che è nascosto sotto le foglie rimane lì. Un bellissimo cortinaglio violaceans, uno spettacolo di fungo bellissimo. Sto trovando anche alcuni Cantharellus lutescens e anche qualche Tubeifomis, che sono la stessa specie più o meno. Ora vado a raccogliere, qua ce ne sono un bel po'. Qua ci sono un po' di lutescens e Tubeifomis, che sono tutte e due della stessa specie, l'unica cosa che cambia il colore, che il lutescens va sull'aranciato e il Tubeifomis va sul giallognolo, anche le lamelle sono un po' diverse, però è ottimo commestibile anche il Tubeifomis. Qui intanto che scendevo ho raccolto un po' di Cantharellus Tubeifomis, qua ce ne sono tanti altri, ora vado a raccogliere quelli più grandicelli e poi continuo a salire da questa parte qua. Ce ne sono veramente tanti, tantissimi,
andiamo a raccogliere. Per questi ci vuole tanta pazienza per raccoglierli, che sono molto piccoli e poi sì, sono un po' fragili, però sono funghi bellissimi, ottimi. Sono centinaia, ma centinaia. Questi qua sono un pochettino più grandi degli altri. Vedete? Questi sono degli altri. Ora ci vuole tanta pazienza per raccogliere questi. Mi sto spostando in un'altra zona per vedere se ci sono altri tipi di funghi. Intanto abbiamo raccolto sia le trombette dei morti sia i cantarelli. Ah, qua ai miei piedi ne ho due abbastanza grandi e vado a raccoglierli. Guardate che bei funghetti, bellissimi, tantissimi cratarellus, è pieno, guardate quanti, ce n'è anche qua su, tantissimi. Ci facciamo qua un giro dove spiana un po', dove è un pochettino piano, e vediamo se riusciamo a trovare qualche altra bella colonia di trombettine dei morti. Ancora ci sono dei finchi lì, questi li andiamo a raccogliere. Ma ce n'è un altro, ma oh, ancora finferli, oh, un'altra enorme colonia di cagarello stupe fomes. Guardate quanti ce n'è qua. Ora vado a raccoglierli e poi ve li faccio vedere tutti insieme. Ho raccolto le più grandi, un bel po' le ho messe nella cesta, un bel po' sono qui, e direi che siamo quasi pieni. Che meraviglia. Ecco, ora vi faccio un giro qui intorno, qua su verso quel sentiero in fondo lì, e poi vediamo, decidiamo cosa fare. Si sono fatte le 17:30, ecco quello che ho trovato in un paio di ore, dalle trombette dei morti ai Cantarellus lutescens, Cantarellus tubeifomis e anche due finferli. Cosa dire, mi sono divertito, sono a qualche chilometro a piedi da casa, e quindi non si deve prendere neanche la macchina, sono molto fortunato. Sono funghi ottimi, commestibili, e niente, tornerò per qualche altra volta, non in questo bosco, magari in un altro bosco, e poi si chiuderà la stagione del 2024 per quanto riguarda la raccolta dei funghi. Un ringraziamento a tutti, vi auguro una buona serata e grazie.